invece parlando dell'identità di genere, ti hanno mai fatto Sì. degli attacchi omofobi? Ma dunque sui video ovviamente sì, perché poi sempre nel 2016, tra l'altro quelli non so se li hanno pubblicati, però ne feci tre, credo, chiamati Outing 1, 2 e 3, non so se sono in giro quelli, comunque, e comunque credo che adesso magari li potrei anche rifare, perché credo che alcune cose le direi diversamente, perché all'epoca, boh, era comunque prima dell'esperienza austriaca e diciamo che ho poi capito ancora delle cose dopo, sia su di me sia sugli altri. Diciamo che appunto sì, sui video arrivano i commenti scemi e vabbè, chi se ne frega. E invece gli amici, i finti amici o gli ex amici, diciamo che in quel 2013-2014, appunto la storia famosa di Carabinieri e tutto, furono una grossissima delusione. E la grossa delusione fu il fatto che i due eventi si sovrapponettero, sì, quella cosa lì, e praticamente nessuno si schierò dalla mia parte, nonostante fosse una cosa chiaramente di mala giustizia, no? E da lì poi è stato il fatto per cui me ne sono andato via e tutto. Però il fatto che le due cose siano arrivate insieme ha fatto sì che la gente, che ha poca voglia di ragionare in generale, e purtroppo io questi amici, come dico sempre, mi vantavo sempre di aver avuto moltissime compagnie e di averne selezionati più o meno accuratamente due, tre, perché comunque avevi più feeling e ti sembrava che avessero anche più cervello, insomma. E un po' tutta questa gente, boh, morale, appunto, poi la maggior parte alla fine ha continuato così a guardarti con quell'occhietto, appunto, del tipo, questo ha dei problemi col suo sesso e quindi bestemmia contro tutti. Che, boh, non è così. Per fortuna, nell'ultima settimana molti sembra che lo stiano capendo, insomma. E in particolare, poi invece, appunto, a settembre del 2013, tra una cosa e l'altra, io questo fatto che mi ero sempre sentito, appunto, al posto sbagliato, diciamo che l'avevo vista poi come un blocco per essere felice, insomma, per essere così in mezzo alla gente più a mio agio, boh. Il che da un lato poteva essere vero, perché comunque tutto il discorso poi di poter uscire in quei panni lì, che significa essere colorati, essere non con la barba ma col trucco, insomma, queste cose qua le ho sempre pensate. I racconti, che per tanti versi poi qualcuno, comunque sì, in generale qualcuno poteva pensare che avevano una sfumatura femminile, vabbè. E quindi, boh, in quel momento poi per vari motivi penso, se lo dico agli amici, se vado a cercare degli psicologi, boh, magari poi divento come volevo essere, o insomma quasi, no? Che è una cosa che ovviamente faceva moltissima paura, un po' perché essendo io degli anni 80 e tutto, diciamo che non avevo mai parlato con nessuno, anche perché poi avevo conosciuto qualche gay e io non ero gay e non ero come loro, soprattutto. Per cui, insomma, era una cosa che mi tenevo per me, pensando che fosse proprio, boh, chiamiamola una fantasia, per cui, boh, te la tieni per te e basta. Poi invece avevo pensato a un certo punto che in fondo, boh, la vita era quella, e visto che mi piaceva essere in quel modo e non mi piaceva essere come, diciamo, come i maschi, non dico in senso particolarmente negativo, ma cose che i maschi fanno perché lo fanno normalmente, allora, boh. E in quel momento, appunto, diciamo che su una cinquantina di amici che più o meno frequentavo ancora più o meno assiduamente, una metà è sparita, o qualcuno faceva i meme già ai tempi sulle mie foto più o meno carine dei tempi, un altro terzo dei rimanenti, cioè un terzo mi sopportava più o meno, appunto così, nel senso che, ah, se proprio devi venire col vestito fallo, però io non sarei d'accordo con te, cioè tu non puoi sapere come sono io, cioè meglio in realtà avresti dovuto saperlo, però ovviamente quella cosa lì io non l'avevo mai detta perché avevo paura, boh. E due o tre, diciamo, che sopportavano, cioè due o tre invece mi avevano poi preso per buona, diciamo così, e quindi siamo poi andati a mangiare due o tre pizze in quegli ultimi mesi in cui sono stato in Italia, qualche uscita, così qua e là, e boh. Per cui attacchi veri e propri, boh, diciamo che no, mi ricordo in particolare di una volta in centro a Torino, che sì, quasi centro, che comunque avevo un appuntamento con una di queste ragazze che volevano cambiare anche loro, che, con cui ci siamo poi confidati molte cose, che è stato comunque interessante, vabbè. Praticamente io aspettavo lì tra la macchina e una panchina di questo piccolo parco, e a un certo punto ho cominciato a vedere uno che praticamente prima mi guardava, poi si avvicinava e poi ha cominciato a seguirmi, e lì ho avuto un po' di paura, poi sono andato di nuovo in macchina e buonanotte. E era anche solo una paura molto più semplicemente, ovviamente, del fatto che al di là di poter rischiare un'aggressione, semplicemente non saprei come reagire, nel senso che così, non essendo mai stata una donna, non sai proprio nei dettagli come comportarti con un qualunque tipo di approccio. Poi Facebook, da quel punto di vista, specialmente dopo il 2014, è servito un po' come palestra. Ho avuto questi due o tre account al femminile con le foto carine e tutto. Quello è stato, diciamo, divertente, anche un po' utile, da un lato a capire appunto che io vedevo i maschi fare cose che io non avrei mai fatto senza arrivare ai due o tre piselli mandati in chat, sono stati molto rari per fortuna, cioè, gli idioti comunque sono pochi, diciamo, però vabbè, a parte quello, anche solo altri atteggiamenti, altre frasi, boh, io non le avrei usate, quello diciamo che mi ha così fatto pensare che comunque quella cosa lì era da fare. Poi per un motivo o per l'altro sono passati altri 7 anni e non l'ho ancora fatta e si comincia a invecchiare e vabbè, comunque.